Mister, in genere si parla di tutta la partita, però qui bisogna parlare degli ultimi 4 minuti. Prima l'1-0, cosa avete pensato in quel momento? Poi l'1-1 di Zaza. Sì, lì avevamo preso un gol molto ingenuo, perché due saltatori così importanti liberi in area di rigore, mi ero arrabbiato naturalmente tantissimo. Dopo, ecco, è venuto questo gol. Devo dire che abbiamo preso dei gol agli ultimi minuti quest'anno, quindi questo è il primo a nostro favore. Ci ripaga un po' delle delusioni degli altri, è chiaro, ci vuole sempre un pizzico di fortuna in questo caso e tanta abilità anche di Zaza, che sta facendo un mare di gol. Sono contento per noi e per lui. Mister, una partita molto bloccata, anche perché voi cercavate chiaramente di difendervi. Ma un po' ce lo imponeva la Juve Stabia, perché parte lo so che hanno, c'è questa fisicità, no? In questa squadra, dove poi sul sintetico non è facilissimo. Allora abbiamo cercato di contrapporci, perché noi di solito proviamo a far gioco, oggi non era facile, perché questo pressing, alcune volte anche, come dire, questa fisicità, questi mezzi falli, questa, non ti permettono di giocare facile, allora facevamo un po' fatica. Però devo dire che nella metà del secondo tempo eravamo un po', la partita l'avevamo in mano, dopo la Juve Stabia ci ha creduto negli ultimi minuti e ha trovato questo gol. Un po' mi dava fastidio, perché insomma ci eravamo anche difesi abbastanza ordinati, devo dire. Poi è venuto questo gol, meglio così. Mister, un Ascoli che tira fuori soprattutto il carattere nei minuti finali non era facile, anche perché l'ambiente si era infiammato, quindi un Ascoli sì, che tiene la testa sulle spalle. Devo dire che il carattere, cioè è facile dire da allenatore, no? Il carattere della squadra, vabbè, tutti ci avrebbero provato nei minuti finali, però il carattere c'era stato prima, dove, ripeto, c'erano state molte entrate da ambo le parti, quei falli, mezzi falli, che dove noi abbiamo avuto un po' di botte, nel senso che qualche giocatore è uscito un po' malconcio, quindi lì ci voleva carattere a resistere. Avevamo fatto molto bene, purtroppo molto ingenui sul gol, però ripeto, sono punti in B che fanno tanta forza, questo punto ci dà tanta forza per continuare a credere nella salvezza, e stiamo facendo anche abbastanza bene in generale in campionato, quindi va bene così. Mister, Zaza lo vuole mezza Serie A, secondo lei è già pronto per essere protagonista in un grande club? Sì, penso di sì, perché ha questa forza prorompente, devastante, e poi un grande finalizzatore, quindi io sono un ex attaccante e devo dire che alla sua età ne ho visti pochi così, quindi può darsi che magari, non so se è pronto da Juve Milan come tutti dicono, però un giocatore che io lo vorrei anche in Serie A.